Ringrazio in particolare l'Ufficio Ecologia, quindi il dottor Bossi, l'assessore Bertinelli e Patrizia Teoldi e Enzo Fumagalli che hanno ideato e predisposto la serata, in particolare i nostri ospiti, Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, Enzo Favoino, coordinatore scientifico Zero Waste Europe Worldwide, non so più in questo momento. Probabilmente anche Enzo sta soffrendo di un jet lag impressionante. Il titolo, anche vi mercate verso rifiuti zero, quindi in viaggio verso rifiuti zero. Questo vuol dire anzitutto che non siamo soli e che è una questione importante e che riguarda soprattutto un aspetto di gestione dei materiali, chiamiamoli così, quindi di risorse, stiamo parlando di risorse che richiedono la nostra attenzione. Spesso non ci accorgiamo che la gestione di quello che maneggiamo banalmente ha sì un ciclo di produzione che prima o poi arriva dalle nostre mani, ma c'è poi dietro tutto un ciclo di restituzione che deve essere correttamente equilibrato e valutato. Probabilmente negli anni passati le comunità non hanno prestato sufficiente attenzione a questo secondo ciclo o si sono affidate a soluzioni che stanno mostrando i loro limiti. Per fortuna, inserendo in questo ciclo una buona dose di intelligenza, si può cercare di raddrizzarlo e sfruttare le risorse che all'interno di questo ciclo trovano il loro percorso e anche proteggere l'ambiente. Tanti dei disastri, non voglio fare allarmismi o valutazioni semplicistiche, ma tanti dei disastri ambientali in qualche modo richiamano l'attenzione su come noi gestiamo il nostro territorio. Già ne sappiamo qualcosa sulla gestione delle acque meteoriche, quindi anche sulla gestione dei rifiuti non possiamo trascurarlo. Diventa poi un lavoro e quindi come tale ha anche un aspetto che riguarda interessi economici, quindi potrebbe sembrare un osservatore poco attento e poco informato che andare a fare le cose sostenibili e corrette dal punto di vista ecologico comporti per forza una maggiore difficoltà per i cittadini e un onere economico. In realtà neppure questo è vero, lo scopriremo stasera. Quello che è vero è che senza i cittadini e senza una coscienza, quindi senza l'aiuto di tutti, possiamo fare veramente ben poco. Ecco perché serate come queste sono necessarie, sperimentazioni, andare a vedere, raccogliere le esperienze e capire che non siamo soli, ma anche Vimercate vuol dire che c'è un mondo che si sta muovendo verso rifiuti zero. Quindi è con questo augurio di poterci muovere in fretta a raggiungere risultati che possano aiutare tutti, che vi auguro buona serata e spero veramente che sarà ricca di informazioni e di stimoli.